L'ottavo convegno ufologico interregionale del CUN Puglia e Basilicata, perché noi siamo le sezioni territoriali per la Puglia e la Basilicata del Centro Ufologico Nazionale, una tra le quattro associazioni più antiche del mondo per lo studio serio scientifico dell'ufologia. Il Centro Ufologico Nazionale, che io rappresento in Puglia dal momento che sono il coordinatore regionale per la Puglia, io mi presento, sono Mauro Pansera, coordinatore regionale per la Puglia del CUN e coordinatore nazionale della Commissione per gli aspetti giuridici del CUN. Come dicevo, il CUN è un'associazione privata che opera dal 1967 ed effettua degli studi su base seria e scientifica senza alcun pregiudizio nei confronti del fenomeno legato agli UFO e agli UAP, come oggi si definiscono secondo l'acronimo Unidentified Aerial Phenomena, oltre che ai fenomeni connessi. Quanto alle istituzioni militari, se ne devono necessariamente occupare perché stiamo comunque parlando di fenomeni che potrebbero interessare la sicurezza nazionale. Resta il fatto che comunque in Italia l'aeronautica militare italiana non studia il fenomeno, ma si limita a censirlo ai soli fini statistici. Quindi è attenzionata la situazione? La tengono in considerazione? Il reparto generale sicurezza dell'aeronautica militare italiana effettua una delle rilevazioni operando una elaborazione statistica che fa con grande scrupolo e con grande dettaglio e con grande professionalità, però loro censiscono il fenomeno ai fini statistici, non lo studiano, non lo approfondiscono. La serietà della segnalazione, come viene vagliata una determinata situazione? Si è parlato di segnalazione a San Cataldo, a Taranto, ecco, cos'è che divide una fake da un avvistamento reale, attendibile? Allora, anni fa l'ingegner Alain Sterl, il direttore del JPAN francese, il JPAN è l'ente di Stato che studia i fenomeni connessi al rientro atmosferico in Francia, aveva elaborato un modello teorico chiamato modello tetraedrico, in base al quale vi sono quattro osservabili che innescano lo stimolo ufologico. Le quattro osservabili in questione sono il testimone, la testimonianza, il contesto fisico ed il contesto psicosociologico. Passando alla nostra attività, che è quella del Centro Ufologico Nazionale, noi sottoponiamo ogni segnalazione ad una rigorosa analisi empirica, ad una verifica documentale, all'acquisizione della testimonianza, perché comunque noi prendiamo atto della testimonianza che riceviamo, però la sottoponiamo a rigorosa analisi, incontriamo il testimone, gli facciamo compilare un questionario, oltre che ad una liberatoria per la tutela della sua privacy. Anzi, colgo l'occasione per dire che io stesso sono autore di una pubblicazione, forse l'unica in Italia, assieme all'avvocato Gaetano Naclerio, che è qui presente, che riguarda il trattamento dei dati personali in ufologia, cioè l'unica pubblicazione esistente in Italia che riguarda la tutela dei testimoni di eventi ufologici dal punto di vista della privacy. Naturalmente, come dicevo poco fa nel presentare le statistiche nazionali, per esempio, il CUN ha ricevuto 319 segnalazioni riferite al 2022. Di queste, 148 si sono qualificate come testimonianze complete ed attendibili. Di queste 148, 39 si sono qualificate come oggetti volanti non identificati, come oggetti non identificati.